Adesso facciamo qualche esercizio sulle espressioni regolari, sugli automi, scusatemi. Al solito questi sono o vecchi esercizi d'esame o ispirati a esercizi d'esame, quindi questi sono indicativi della complessità degli esercizi che dovreste saper fare. Allora, vediamo il primo. L'automa che segue, quello dato in figura, vedete è un automa è un automa non deterministico, giusto? Perché dallo stato 0 io posso andare con input A, andare o nello stato 0 o rimanere nello stato 0, andare in 1, e nello stato 1 con input B posso ritornare in 0 o andare in 2. E a questo punto l'automa, la domanda è, dato questo automa, dire se accetta o meno le stringhe AAB oppure AAABAB eccetera eccetera, e spiegare il perché. Ora, in tutti gli esercizi di questa parte di teoria noi vi chiediamo sempre di dare una breve motivazione del perché. Due righe, una riga sintetica, ma l'idea è che dovete motivare perché non vogliamo, ad esempio in un esercizio di questo tipo, sì, no, eccetera. È chiaro? Quindi dovete dare un minimo di motivazione, se no la risposta non conta. Bene, allora, come possiamo risolvere? Beh, vediamo la prima parte, lo faccio io il primo, poi vi lascio un minuto per riflettere sugli altri. Allora, l'input AAB. Allora, se io mi trovo, al solito parto dallo stato 0, che è quello col triangolo, con input A io posso andare nello stato 0 e 1, giusto? Con un secondo input A io posso andare, se mi trovo nella coppia di stati 0 1, posso andare nello stato, con altro input A posso rimanere da 0 andare in 0 1, da 1 posso andare in 0, quindi dopo aver letto AA io mi trovo non deterministicamente nello stato 0 oppure nello stato 1. Ci siamo? A questo punto, dallo stato 0 o 1 con input B io posso andare nello stato 0 o 2, giusto? Perché con input B dallo stato 1 vado in 0 e in 2, e quindi alla fine la stringa AAB è accettata, perché alla fine della stringa io mi trovo nello stato 0 e 2, e 2 è uno stato accettante. Adesso lascio a voi come riflessione risolvere gli altri due casi, quindi con input AAABAB e l'ultimo. Allora vediamo un attimo, quanti pensano la seconda stringa è accettata o non è accettata? Quanti pensano che sia accettata? Quanti pensano che non sia accettata? O lo pensavano, adesso ho visto la maggioranza di chi dice accettato, dico no, non alzo la mano. La risposta è corretta, la seconda stringa è accettata. Cerchiamo di convincerci tutti rispetto a questo. Allora, con AAA, e dovrebbe essere abbastanza chiaro che con una sequenza di A io parto dallo stato 0 e mi ritroverò alla fine sempre nello stato 0, 1. No? Indipendentemente da quante A ci sono, sarò sempre nello stato 0, no? Dallo stato 0, 1 sto sempre nello stato 0, 1. A questo punto, quando leggo la prima B, dopo la sequenza di 3A, dallo stato 0,1 andrò nello stato 0,2, giusto? No? Perché mi trovo nello stato 0,1, leggo una B, allora dallo stato 0 con una B non posso andare da nessuna parte, ma dallo stato 1 con una B posso andare in 0 e 2. Quindi dalla coppia di stati 0,1 con input B io vado nella coppia di stati 0,2. Un percorso finisce, ma un altro si dirama. E a questo punto ho una nuova A. Mi trovo in 0,2 e ho una seconda A. Da 0,2 in A, bene, da 2 non vado da nessuna parte con una mia A, ma da 0 con una A io posso andare in 0,1, giusto? Come prima.
E a questo punto con un'altra B, l'ultima B, io vado in 0, 2, 2, la stringa è finita, 2 accetta, accetto. Ci siamo tutti su questo? Bene, altro minuto, vedere il terzo. Ora, quanti pensano che la stringa è accettata? Quanti pensano che la stringa non è accettata? Quanti lo penso dicendo non è possibile che ci dia due, tutti e tre accettate, quindi uno deve essere non accettata. In realtà la risposta è corretta, ma vediamolo intuitivamente semplice. Uno può fare il percorso, il ragionamento che abbiamo fatto prima, però c'è un ragionamento più veloce che ci permette di fare questo. Se io mi trovo, dopo aver letto A, A, B, abbiamo visto, discusso nell'esempio precedente, che io mi trovo, dopo aver letto la prima B, a seguito di una sequenza di A, mi trovo nello stato 0, 2. Giusto? Ma adesso se leggo una B nello stato di 0, 2, non è possibile andare in nessun altro stato, quindi viene rifiutato. Quindi viene rifiutato perché dopo aver letto i primi quattro caratteri mi trovo nella coppia di stati 0, 2 e a quel punto non è possibile leggere una B perché la B è accettabile solo quando mi trovo nello stato 1. Vediamo secondo esercizio. Volendo riconoscere le stringhe composte da caratteri ABCD che terminano con A, si è pensato all'automa che segue, ma è errato. Allora, prima domanda, perché è errato? Spiegare il perché che questo automa non funziona. Dove la freccia che va da 1 a 0 è caratterizzata da un asterisco e dice qualunque carattere, come abbiamo visto prima. No? Vi ricordo, l'asterisco qualunque carattere ci porta dallo stato 1 nello stato 0. Questo è un automa non deterministico, giusto? Perché da ogni stato io posso andare in un unico altro stato. Allora, voglio riconoscere le stringhe che terminano con A. Perché è errato? Per dire che è errato, è sufficiente, ad esempio, dare una stringa che termina con A, ma non è accettata da quell'automa, giusto? È una prova, cioè uno può dare una spiegazione a parole, ma può anche dare un semplice esempio di una stringa che verifica la proprietà termina con A, ma non è accettata dall'automa. E quale potrebbe essere la stringa più semplice che termina con A, che non è accettata da quell'automa? Allora, la stringa A è accettata da quell'automa? La stringa AA è accettata? No. Quindi, la stringa AA non è accettata perché dopo, dallo stato 0, io con A vado in 1, con una seconda A vado in 0. E se la stringa finisce in quel momento, non è accettata. Quindi, in particolare, questo automa accetta tutte le stringhe che terminano con A, ma che non hanno due A consecutive, giusto? E quindi da questo esempio abbiamo capito perché non funziona, cioè tutte, se le stringhe terminano con due A, la stringa non è accettata. E allora come possiamo modificare l'automa in maniera semplice tenendo conto di questa intuizione che abbiamo per renderlo corretto? Pensateci, questo è l'automa, come lo possiamo modificare? Quello che non va bene è questo asterisco, giusto? Perché abbiamo l'esempio precedente ci dice con input AA, con la prima A vado qui, con la seconda A vado qui. È ovvio però che io non posso modificare questo automa, questo stato rendendolo finale, perché se lo rendessi finale sarebbe finale anche se non contiene nessuna A, giusto? Quindi devo modificare questo come? Se
e in uno stato finale ho ancora delle A, rimango qui. Se invece ho dei caratteri diversi da A, ritorno qui perché l'ultimo carattere non è A e quindi devo avere un'altra A per accettare la stringa. Ci siamo tutti su questo esempio? No? Quindi questo è l'automa corretto che corregge quello. Adesso passiamo a quello successivo. Disegnare un automa che accetta le stringhe generate dall'espressione regolare A più B. No? Quindi. Allora, A più B che cosa vuol dire? Che messo le parentesi, anche se non strettamente necessarie, vuol dire che io ho almeno una A, una sequenza qualunque di A, e poi termina con una B. Quindi l'input è dato da A in numero qualunque, ma almeno una, e finisce con una B, singola. Allora, come è fatto? Quindi iniziamo, io do un incipit, un inizio. Lo stato 0 non può essere uno stato finale, giusto? Perché se mi trovo in questo stato non può essere finale perché il mio input deve avere almeno qualcosa. E devo avere almeno una A, quindi la prima cosa che faccio con una A vado nello stato 1. Questo è strettamente necessario, no? Anche qui lo stato 1 non può essere uno stato finale, giusto? Perché se ho una A devo avere almeno una B dopo, giusto? Quindi questo è l'inizio, quindi adesso dovete lavorare sullo stato 1 e che, quali sono le possibilità? Le possibilità sono che possiamo avere più A e poi almeno una B, giusto? Allora, dopo 1 che cosa metto? Metterò un altro stato a cui vado se ho una B, che chiamiamo 2. Questo stato è finale? Sì, perché se il mio input è A, B, verifica la cosa e quindi deve essere uno stato finale, giusto? A questo punto è completato? No, perché questo accetta, questo automa accetta solo A, B. Invece io voglio accettare A più B. E quindi come posso realizzare questo? Mettendo in questo modo. Ci siamo tutti? Notate che in questo automa, se io ho più di una B, non viene accettata, cioè la stringa AABB non viene accettata, perché una volta che arrivo qui con la B, la stringa deve essere finita. Una soluzione equivalente, non deterministica, adesso poi rispondo alla domanda, potrebbe essere data da questo automa. Cioè, questa soluzione sono equivalenti. Questo è un automa deterministico che mi dice c'hai una A, questo segnala la prima A, queste sono tutte le A successive, questo è l'ultimo carattere B. Questo è non deterministico perché mi dice quando vedi una A non sai se è la prima A, se è l'ultima A oppure una A intermedia, no? Quindi queste due soluzioni sono equivalenti, vuol dire, no? Ognuno può vedere le due soluzioni, alcuni può essere più facile vederle in questo modo, per altri vederle in questo modo. Domanda. Perché l'aggiunta nello stato 0? Non era equivalente anche nel primo caso? Se non avessi fatto lo 0, se non mettere? Levando lo stato 0. Togliendo lo stato 0? Allora, la domanda è, se ho capito bene, è equivalente quest'altra soluzione?
questa soluzione? Ora, questa soluzione, vediamo, dice, se io mi trovo nello stato 0, con A rimango nello stato 0, poi ho B e vado questo. Non è equivalente, cioè è quasi, ma è scorretta. Perché? Perché se il mio input è B, da qui, dallo stato 0, vado B e accetto. Quindi, in questo senso, questa è corretta, è la soluzione corretta se invece di avere A più, avessi avuto A star. Sono relativamente semplici, però è chiaro che c'è un minimo, no, di tecnicalità da imparare. Bene. Disegnare un automa che accetta le stringhe generate dall'espressione regolare 0,9 tra parentesi graffe 2, due punti, 0,9 parentesi graffe 2. Questo, se vi ricordate, era un vecchio cosa su cui abbiamo lavorato parecchio, che può rappresentare le ore e i minuti. No? Il primo esempio di ore e minuti che abbiamo fatto che era errato, poi l'esercizio successivo lo rende più corretto. Quindi noi vogliamo generare, riconoscere stringhe che hanno due cifre, due punti, due cifre. No? Quindi in qualche modo questo è relativamente semplice, perché è un esercizio in cui non abbiamo tanti cicli. No? Vedete, il primo carattere deve essere una cifra, il secondo carattere deve essere una cifra, il terzo carattere deve essere i due punti, quarto una cifra, quinto una cifra. Quindi è un automa facile da disegnare. Quindi un minuto, questo lo potete fare direttamente voi. Credo sia abbastanza semplice, no? L'idea. Io mi trovo nello stato 0 e vado nello stato 1 se il primo carattere è un numero tra 0 e 9, giusto? Quindi 0, mettiamo trattino 0,9 per individuare qualunque carattere tra 0 e 9, no? Poi anche qui potete scrivere 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, oppure potete mettere 9 frecce, insomma, forse questo è più semplice, l'importante è capire. Dopo aver letto la prima cifra, devo leggere la seconda cifra e vado nel carattere 2. Per andare dallo stato 2 allo stato 3 devo leggere il carattere 2 punti. Per andare nello stato 4 devo leggere una cifra tra 0 e 9. Per andare nello stato 5 devo leggere una cifra tra 0 e 9 e questo è finale. Quindi l'automa è semplicemente questo, che corrisponde intuitivamente al fatto che la mia sequenza di caratteri è finita, è sempre quella e cambia solo le variabilità sul primo, il secondo, il quarto e il quinto carattere della stringa di input. Ci siamo? Adesso invece vi lascio per casa perché vorrei fare gli altri esercizi. L'esercizio successivo che mi dice disegnare un automa che accetta le stringhe di due soli caratteri che rappresentano l'ora del giorno e quindi accetta 00, 01, 10, 19, 20, 23, mentre non accetta 9, 24, 31. No? Cioè, le ore del giorno sono dall'ora 0 all'ora 23esima e quindi sono questo. Quindi, ora, ovviamente, fatto questo, uno poi può fare un analogo esercizio per riconoscere i due punti e poi per riconoscere i minuti che vanno da 0 a 59, da 00 a 59, può fare quindi un automa che riconosce se l'ora è dato in un certo formato. Però ci limitiamo a questo. Allora, qual è l'idea? Beh, io devo escludere, poiché devo escludere solo una cifra, è facile. Come escludo 24 e 31? Beh, se la prima cifra è 0 o 1, io posso avere che la seconda cifra sia qualunque cosa. Se invece la prima cifra è 2, le cifre possibili sono solo 0, 1, 2, 3. E quindi lo schema che io mi immagino e lascio a voi completare deve essere qualcosa di questo tipo. Se la cifra è, la prima cifra è 0 o 1, 0, 1, vado in una prima situazione e da qui la seconda cifra può essere qualunque cosa. Mentre se la prima cifra è 2, io ho che la seconda cifra deve essere necessariamente solo 0, 1, 2, 3.
e questo è uno stato finale, mentre qui 0,9 è uno stato finale. No, questo è l'automa che riconosce. Velocemente rifletteteci. Vorrei invece fare negli ultimi 5 minuti accennare a questi due esercizi. Disegnare l'automa che accetta tutte e solo le stringhe composte da caratteri A e B di lunghezza 2 e di lunghezza 4. Allora, solo di lunghezza 2 e di lunghezza 4 che cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia stringa è di lunga 5 deve essere rifiutata, giusto? Se di lunghezza 1 deve essere rifiutata, se di lunghezza 0 deve essere rifiutata. Allora, se io leggo una... non importa tanto cosa leggo, ma importa quanti caratteri leggo. Quindi se A e B dallo stato 0 vado allo stato 1, perché non c'è differenza se io leggo come primo carattere una A o una B, giusto? È una trappola questa, mettervi... è una cosa per complicare e confondere un po' le idee, dire... non è, se A è una B non c'è differenza se il primo carattere è A o B, conta solo la lunghezza. Se poi leggo un secondo carattere, vado in uno stato 2, questo deve essere finale, perché se vado qui da 0 vado in 2 perché ho avuto una stringa di lunghezza 2. E come completo questo? Se A e B vado in una stringa di lunghezza 3, non è finale. Se ho un altro carattere A e B, vado in una stringa di lunghezza 4 che è finale. Vi lascio come esercizio e poi aggiungeremo a questo elenco, fare un automa che legge sequenze di caratteri A e B di lunghezza pari. Ora, nella lunghezza pari è chiaro che non possiamo usare questa idea, perché questa idea la possiamo utilizzare se la lunghezza è 2, 4, 6, se è finita, ma se vi dico pari può essere un numero infinito. Quindi dobbiamo... ma se la lunghezza è pari, cos'è che è importante? Se finora sono arrivato un numero dispari o pari di caratteri, no? Solo queste sono le due situazioni. Quindi lavorate su questo come esercizio, lo aggiungerò alla lista. E voglio fare invece l'ultimo e poi chiudiamo. Disegnare l'automa che prende l'ingresso in stringhe composte da A e B e la cui uscita è pari al numero di caratteri arrivati modulo 3. Quindi l'idea è che in ogni momento l'uscita del mio automa dice quanti sono i caratteri arrivati in modulo 3. Quindi vuol dire che se sono arrivati 3 caratteri l'uscita è 0, se sono arrivati 5 caratteri l'uscita è 2 e via dicendo. Allora, qual è l'elemento distintivo di questo esercizio? È sapere a ogni momento quanti sono i caratteri arrivati in modulo 3. Le risposte del modulo 3, quali sono le possibili risultati? 0, 1, 2. Quindi il ragionamento su questo esercizio ci dice che il numero degli stati che io mi immagino siano 3 stati. Giusto? Quindi io ho 3 stati, 0, 1, 2. Lo stato iniziale è questo, perché all'inizio sono arrivati 0 caratteri, e 0, 1, 2 rappresentano che cosa? Proprio... intuitivamente potrebbero rappresentare quanti caratteri sono arrivati finora in quel momento, modulo 3. Quindi credo di aver dato un suggerimento, un minuto, completate questa possibile soluzione. Ne esistono altre, però questa a mio parere è la soluzione più semplice come discutere. Mettendo le uscite anche. Io mi trovo nello stato 0 all'inizio, i caratteri sono A e B, se arriva un carattere A e B c'è differenza tra questi due caratteri dove devo andare? No, non mi chiede di dire conta quante A ci sono o quante B. Quindi se leggo A e B dove vado? Vado qui o vado qui?
Vado qua o qui? Beh, l'idea è che valore hanno gli stati. Se lo stato dice sono arrivati, 0 vuol dire che sono arrivati finora una sequenza di caratteri che modulo 3 è 0, stato 1 vuol dire sono arrivati stati, caratteri che un numero di caratteri tali che modulo 3 è 1, quindi dove vado? Qui o qui? Andrò qui, giusto? Allora, se è da qui, dove andrò? Vado qui, e da qui vado qui. Quindi cosa rappresenta questo? L'idea che finora sono arrivati un numero sono 0, con un nuovo carattere modulo 3 saranno 1, con un nuovo carattere modulo 3 saranno 2, con un nuovo carattere modulo 3 saranno 0. E ciclo indefinitivamente tra tutti questi tre, giusto? Le uscite che ho, quali sarà? Beh, qui l'uscita sarà 0, qua l'uscita sarà 1 e qui l'uscita sarà 2, coincide col nome dello stato. Avrei potuto ovviamente chiamare questo stato 2 e questo stato 1, ma questo è il nome dello stato e questa l'uscita, ma diventa più naturale dare al nome dello stato un significato. Cioè io vorrei dire lo stato 2 qui rappresenta lo stato che raggiungo quando, dopo aver letto una stringa vuota, mi arriva un carattere e ho letto finora, codifico con 2 lo stato in cui finora sono 1. Però perché lo chiamo 2? L'avrei potuto chiamare 2. Voi scrivete i vostri programmi Python, potete chiamare la variabile che contiene il massimo di una sequenza di numeri che leggete, la potete chiamare minimo. È legittimo. Però è meglio dare dei nomi intuitivi alle cose. Potete chiamare una variabile somma, che rappresenta la somma di certi numeri, somma, ma la potete anche chiamare variabile 0, cioè dategli qualunque nome. I nomi devono avere un significato collegato alle cose, quindi in questo senso è questa la soluzione ragionevole. Bene, io chiudo, se qualcuno ha bisogno di chiarimenti venga a fare domande, ancora rimango qualche minuto. Cosa? Sì. Cosa? Modulo? Scusate, il resto della divisione? Allora, se modulo... Allora, la domanda è che cosa vuol dire modulo? Io intendo il modulo è il resto della divisione per 3. Quindi l'operazione 10, il modulo di 10 diviso 3, 10 modulo 3 è il resto della divisione di 10 diviso 3 e quindi è 1. No, vuol dire l'operazione modulo in termini non modulo di valore assoluto, ma modulo come resto della divisione. Solo una persona era rimasta perplessa o più di uno? Pure mi dovete interrompere prima, scusa. Ma non rientra nell'ambito, ma è un inglesismo usare il modulo, no? No? È chiaro adesso? Bene.